Bene, amici e amiche di Peppe High Tech, bentornati. Allora, l'altro giorno eravamo arrivati qui che avevamo rubato il treno, giusto? Quindi ora siamo qui e stiamo uccidendo tutti i nazisti che ci troviamo avanti per continuare la nostra missione. Ora, io se non erro, di qua c'era uno di quelli. Eccolo là. È andato in fiamme proprio ora? Non muore? Sì che è morto. No! Non è morto! Muori! Ora è morto! E noi ci prendiamo la sua arma in modo tale da bruciarvi. Così, bene, bene, bene. Mentre noi ci raccimoliamo un po' di energia in giro. Allora, stiamo andando all'area 52. Quanto pare area 51, area 52. La cosa non cambia. Ci sono sempre misteri e tanta tecnologia, okay. Che amico, si nasconde. Devi piazzare quella bomba dritta nel centro nevralgico nazista. Dove il comando si trova al piano terra, proprio sopra la caverna piena di roba aliena. Forte il culo di sopra, bello. Ok, sto andando sopra, aspetta che scende l'ascensore e vado sopra, dai. Munizioni esaurite, va bene. Ok, questo fa male. Questo fa male se ci becca. Aia, non l'ho manco finito di lì. Vabbè, dai, capita, vieni qua. Oh, forza. Muori. Oh, prendiamoci la sua arma. Dove sei? Eccoti qua. Oh, bene. Bene, andiamo. E dobbiamo andare di là e di là. Quindi mi andrei per di qua così. Prima qui. Bene. Attiviamo. E dobbiamo andare dall'altra parte poi. Veloce, veloce, veloce. Forza, forza. Ah, bastava attivare solo da una parte. No, munizioni esaurite, no, proprio ora no. Oh. No, dove sono finito? Sono morto. Non me ne ero accorto che c'era un baratro lì di lato. Bene, riprendiamo. Scusatemi ragazzi, non me ne ero proprio accorto. Sono finito giù come un salamino. Bene, ok, abbiamo attivato l'ascensore. Quindi abbiamo attivato l'ascensore. Ora dovrebbero arrivare quei nemici. Vediamo da dove arrivano. In modo tale da... Eccolo là. Uccidiamolo subito. Così. Ok, andiamoci a prendere la sua arma. Bene. Oh, mi fai prendere l'arma? Dai. Essere la cassaforte del visita. Oh, ecco qua. Che diamine. Oh. Tutto scarico. Siamo quasi arrivati. C'è qualcun altro che ci spara? Ah, sì. Mica l'avevo visto. Ok. Bene. Oh, che cosa c'era qua? Scarico, scarico, scarico. Oh, dove? Ok, bene. No, non sei morto. No, devi morire. Allora. Ma chi se ne... Oh! Vai così, vai così!
Ok, forse li abbiamo uccisi tutti. Ah, qui c'è un nuovo codice, bene. Ok, controlliamo un po' la mappa. Devo arrivare là, quindi probabilmente... Sinistra. Sinistra. Ecco qua, di qua. Bene. Quindi, vogliamo che i nazisti lasciano la bomba al suo posto quando l'avrai piazzata, giusto? Beh, allora è nel reattore nucleare dell'Oberkommando che devi metterla. Così i nazisti non rileveranno le sue radiazioni, non la troveranno e non la disinnescheranno. Ok. Allora ragazzi, ho fatto 4, ci ho già provato prima e sono morto. Quindi direi a questo punto di fare così. Corri, corri, corri. Passa un po' qua dietro così riprendiamo un po' di energia. No, ho finito l'arma. Ai 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 ai. Così, vai, vai. Vai così, vai. Oh, che cosa c'era qua? Oh. Venite, dai, forza, dove si... Ah, state là. Dov'è l'ultimo? Oh, via. Ah, mo devo andare di là. Non c'è più nessuno, vai. Piazziamo la bomba nucleare. Super Space. Bene, sì. Sto innescando la bomba adesso. Ok, bene, 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 bene. Faresti meglio andartene da Roswell prima che salti tutto in aria. Sì, fratello, bella storia. Il mio contatto darà l'allarme tornado per evacuare la città. Trova un'uscita e allontanati dall'area. Posto bello, sì, per mettere la bomba nucleare. All'appuntamento a Galveston. Affare fatto. Ok, ciao. Bah, non lo so. Eppure, secondo me... Allora, vediamo dove devo andare ora. Fuggi. Oh! Aia! E mo? E quello come lo uccido? E quello... Oh, è quello, devo solo scappare. È ora di tagliare la corda.
Eh sì. Con uno come quello che vuoi combattere? Non disponibile, quindi devo salire ancora sopra, sopra, non disponibile. Sopra, 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 di qua. Sì, continuate a correre, nazisti. Oh! Dove andate? Mamma mia! Oh! Corre! Corre! Ah! Oh! Muori! Allora, dove dobbiamo andare? Vediamo un poco. Ah, di là. Allora, di qua forse. Salgo. Vado di qua, di qua, di qua. Di qua. No, di qua così, no? Quindi di qua. Prendiamo queste munizioni, no? Di qua. Infatti, visto? Ok, di qua. Così. Non mi dite sta facendo il giro tondo. No! Ci sono arrivato, sì sì sì. Eccomi qua. Oh, e abbandono l'Ober Comando. Benissimo. Ehi, ciao. Ah, grazie. Ah, volevo conoscerlo. Ah. Corre. No, bravo. E ora ce ne scappiamo. Guarda, partiti tutti i missili qua e boh, addio area 52. Ti piace questa musichetta, amico? Galveston. Che succede? Che ha visto? Ha cambiato strada? Perché? Ah, c'è casa sua qua. La sua vecchia casa, attenzione. Ah, colpo di scena. Un po' in rovina. Ricordi? Sì. Ehi, ciao. Io sono Billy. Tu come ti chiami? Anch'io Billy, ma il mio papà dice che non devo giocare con te. Oh, perché dice così? Il mio papà dice che i negri sono il male della comunità e hanno una cattiva influenza. Sono sporchi e ladri, accattoni e cattivi. Non sono capaci né di leggere né di scrivere. Sono stupidi e puzzoni. E sono troppo fannulloni per fare un lavoro onesto. Beh, il mio papà è morto, ma la mia mamma dice che i bianchi sono cattivi e ce l'hanno con noi e ci odiano. Perché prima le persone di colore erano loro schiave, ma ora i bianchi non possono più averne. Ed è per questo che non posso usare i bagni belli alla fiera. E il signore del negozio non mi fa entrare a comprare le gomme e le bibite anche. Ma quali gomme ti piacciono? Indian Scalps. Rosse o gialle? Gialle! Quelle rosse fanno schifo. Quelle rosse sanno di vomito. Beh. Già. Che c'è in quel barattolo, Billy?
Oh, niente di che, serve a catturare i girini. E a che ti servono dei girini? Li guardo solo nuotare, poi gli do da mangiare briciole e carote, fino a quando non diventano rane. Ho visto dei girini nel ruscello, vieni, ti faccio vedere. Oh, ok. Andiamo. Ricordi di avermi mostrato l'anello, mamma? Sì. Per una persona speciale. Bravo. Beh, bene. Trovata. Ragazzi. E le starà d'incanto. Allora, ragazzi, per oggi finiamo qui. È stato impegnativo alloggiare la bomba nucleare all'interno di quello che sarà stato un reattore e farla saltare per aria. Quindi io vi invito a lasciare mi piace se vi è piaciuto il video, di commentarlo se volete, ricordate di iscrivervi ad entrambi i canali, sia quello YouTube che Facebook, di condividerlo sulla bacheca dei vostri social, di dirlo a parenti, amici, conoscenti e chiunque abbia un account e si possa iscrivere ad entrambi i canali. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!